Laboratori di lettura, scrittura, informatica e cucina, e il tutto in sinergia con i servizi sociali del Comune di Bitonto, gli istituti scolastici, le associazioni e il teatro cittadino. Il centro di salute mentale della ASL nella cittadina del Nord Barese amplia e rinnova i propri spazi. Nelle scorse ore all'inaugurazione della nuova sede, una teca per tutti in Piazza Castello, con l'obiettivo di potenziare gli interventi sociali a beneficio del benessere psicologico e della salute mentale dell'intera collettività. La teca si sviluppa su una superficie di 300 metri quadri con due ampi saloni, tre stanze e servizi destinati a sala conferenze, sala attività riabilitative, spazi espositivi e sale colloqui. Qui si svolgeranno attività riabilitative di formazione e di socializzazione destinata all'utenza con il coinvolgimento di tutti gli operatori del CSM, e lo spazio sarà anche aperto alla comunità in osmosi al fine di promuovere l'inclusione sociale attraverso eventi culturali, sociali, di aggregazione e di innovazione. Questo tipo di attività di prossimità sul territorio sono innanzitutto efficacissime e sono gradite anche all'utente, al cittadino, che ha i servizi che devono essere erogati il più vicino possibile alle proprie attività, alla propria casa, al proprio lavoro, e sono attività assolutamente di qualità dal punto di vista sia clinica sia organizzativa. Noi abbiamo una serie di presidi, di ambulatori, di centri come questo che lavorano con persone di eccellenza. La TICA rappresenta un ulteriore tassello affinché rappresenta un po' il dentro e il fuori, rappresenta quello che è all'interno di un presidio e il rapporto con il territorio.